GF VIP 2, Daniele Boseri perdonato, nella sua nuova vita non c'è spazio per il rancore Vin Zuiden. Giulia Delellis è ancora al centro del gossip e questo 2018 porterà con lei tante novità e sorprese che non le daranno modo di portare rancore, tanto che arriva il perdono per Boseri. La nuova vita di Giulia Delellis non contempla il rancore e nemmeno la malinconica mancata vittoria al Grande Fratello VIP 2, solo la voglia di guardare avanti e ad un futuro che la vede imprenditrice al fianco di Andrea Diamante. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne continua a regalare grandi soddisfazioni ai propri fan, e mentre c'è chi spera che Andrea Diamante sia anche all'Isola dei Famosi per non perdere di vista Ida Maellis, c'è chi continua a seguire con amore la bella Giulia Delellis. La bella corteggiatrice torna a far parlare di sé per via di alcune dichiarazioni rilasciate alle pagine di Nuovo TV che chiudono i punti con il passato e, in particolare, con quelle polemiche nate dopo il suo quarto posto al reality e la vittoria di Daniele Boseri. All'epoca la Delellis aveva parlato di possibili imbrogli e della strana coincidenza che le fanpage a lei dedicata fossero state chiuse proprio durante la finale del reality show di Canale 5. Adesso è tutto dimenticato? Giulia Delellis perdona Daniele Boseri. Sembra proprio di sì, almeno dalle sue ultime dichiarazioni è così. Tutto dimenticato, la mancata vittoria, le pagine chiuse e il primo posto di Daniele Boseri, tanto che adesso la corteggiatrice ha rivelato di aver cambiato idea su di lui, non ho alcun sospetto su come sono andate le cose durante la finale. La mia vittoria è stata quella di essere la preferita del pubblico per 13 settimane consecutive ed essere stata apprezzata anche da chi prima non mi conosceva affatto. Daniele Boseri ha convinto anche la Delellis, con la quale in casa ha avuto molti momenti di scontro e discussione, un'altra vittoria per il conduttore presto opinionista dell'Isola dei Famosi 2018? Strano gioco del destino sarebbe vedere i due insieme anche in studio per il reality show al via il 22 gennaio prossimo.